Smart Italia, buongiorno, benvenuti alla nostra quotidiana rassegna. Oggi andiamo in regione Abruzzo perché dai dati del monitoraggio della funzione pubblica sullo smart working è la prima regione che ha con il 100% di dipendenti in smart working. E allora, nonostante apprezziamo molto questo sforzo, cerchiamo di capire tramite la dottoressa Scolta, responsabile dell'ufficio multimediale della regione, come si riesce a mettere in smart working tutti i dipendenti. Ovviamente uno sforzo collettivo anche dei sistemi informatici di una regione. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, Ecco. sì, dimmi pure, Claudia. Ecco, dici un attimo, quali sono le chiavi di questo successo? Collaborazione dei dipendenti, ICT, come siete riusciti a mettere il 100% dei dipendenti in smart working? Allora, la Regione Abruzzo, come dicevi, è la prima in Italia, sia in ordine di percentuale che di tempo, ed è tra le prime ad aver predisposto l'attivazione di questo smart working proprio come misura straordinaria per dare proprio continuità ai servizi. Quindi una percentuale pari al 100% dei dipendenti sono in modalità smart working. Parliamo di 1.415 dipendenti della Regione Abruzzo. E mi ha dato anche comunicazione appunto l'assessore al personale l'Iris, in base ai primi dati proprio di monitoraggio che sono stati forniti dalla funzione pubblica. L'aspetto importante che teniamo a precisare è proprio il fatto che diciamo che è stato disposto, il Dipartimento Risorse Umane della Giunta regionale ha disposto questo svolgimento del lavoro a distanza che porta alla data del 5 marzo, quindi proprio nei giorni immediatamente successivi a quanto indicato dal Ministero. I risultati ci sono e quindi tutto sta funzionando. Ecco, come avete supportato i dipendenti che magari non avevano l'attrezzatura adatta o quella competenza digitale per poter lavorare da remoto? Dunque, per lavorare in modalità flessibile gli strumenti informatici sono stati inseriti direttamente sul sito regionale attraverso proprio un accesso ad una piattaforma. Quindi tutti hanno risposto, e questo potrà essere il sistema informativo regionale a dare conferma su questo, diciamo hanno risposto bene, comunque si sono diciamo così attrezzati da casa con un collegamento che ha permesso di condividere le cartelle con l'accesso dall'esterno. Abbiamo attivato lo Skype Business for Business anche per fare delle riunioni, ebbene sì, delle videochiamate, organizzare riunioni ognuno stando a casa. E poi c'è un sistema anche per l'assegnazione e la presa in carico di attività di lavoro svolte da remoto. E poi l'accesso al documentale, quindi dall'esterno, al sistema di gestione documentale Archiflow tramite delle credenziali di dominio che sono le stesse che utilizziamo ovviamente da casa. Quindi tutti strumenti che limitano di fatto la presenza del personale negli uffici. È stata attivata addirittura anche seduta di giunta che si svolge in videoconferenza, c'è anche questa possibilità. Aggiorniamo il bollettino ufficiale della Regione Abruzzo tempestivamente con ordinanze e leggi del Presidente, quindi tutti si sono prodigati per garantire una copertura dell'attività come se fossimo in ufficio. Ecco. Una modalità di lavoro che per alcuni settori potrà proseguire anche dopo l'emergenza. Sì, perché no? Adesso questo non spetta a me dirlo, però ci sono tutte le condizioni, si può sempre migliorare ovviamente, sicuramente all'inizio c'è stato qualche piccolo problema tecnico, ma che è stato subito risolto. Devo dire che il sistema informativo regionale, e di questo mi devo complimentare, ha funzionato bene. E quindi anche dopo la speranza è quella di poter tornare a lavorare insieme.
ora distanti ma uniti, domani sarà sicuramente una diversa normalità, sicuramente qualcosa cambierà e vedremo per alcune attività se questo sarà possibile, se il vertice della regione lo vorrà. Ecco, parliamo invece del tuo lavoro come responsabile di un ufficio stampa multimediale. Com'è cambiato non poter fare queste conferenze stampa, questi incontri con i giornalisti? Come cambia, la modalità di lavoro quotidiana? Sì, è cambiata radicalmente, devo dire, però anche qui i risultati ci sono e sono soddisfacenti. Il servizio aggiorna costantemente i dati che pervengono intanto dal Dipartimento della Salute con infografiche, fotografando quindi la situazione dei contagiati in Abruzzo in tempo utile per garantire poi l'attività, diciamo, dando supporto all'attività giornalistica dei TG serali. Quindi facciamo queste infografiche, un lavoro che è molto apprezzato per i TG serali, e aggiorniamo quindi social, pubblichiamo comunicati stampa e soprattutto facciamo delle dirette streaming quando necessario, che hanno un po' rivoluzionato il rapporto, devo dire, con i colleghi giornalisti e il modo proprio di fare le conferenze stampa dell'esecutivo regionale, quindi parlo del presidente e degli assessori regionali. Siamo in grado di avere pochissimi giornalisti in presenza sull'Aquila, gli altri sono collegati da casa o dalle redazioni via Facebook, ci seguono in diretta, oppure addirittura anche in collegamento telefonico. Quindi registriamo dei videomessaggi del presidente, così abbiamo commemorato anche la ricorrenza del 6 aprile, che è la ricorrenza del terremoto, e quindi cerchiamo anche a distanza di dare supporto al presidente della giunta e agli assessori. Ecco, infatti, intanto brevemente a proposito dei giornalisti, hanno anche la possibilità di farvi domande, sebbene da remoto, giusto? Sì, anche questo è possibile e quindi diciamo che riusciamo comunque a garantire quella copertura e soprattutto a tenere informati gli abruzzesi di quello che sta avvenendo al di fuori, quindi sul numero dei contagi e chiaramente lodevole poi l'attività del Dipartimento della Salute in un momento così delicato, riescono a fornirci ogni giorno, nel pomeriggio arrivano i primi dati, noi li elaboriamo e quindi riusciamo comunque a garantire una copertura giornalistica e renderci utili in qualche modo nel nostro piccolo, chiaramente con un occhio attento a tutto quello che sta succedendo fuori e al lavoro che sicuramente è molto apprezzato, quello degli operatori sanitari. Però anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo, prezioso anche il lavoro dei colleghi della Protezione Civile, quindi non solo del Dipartimento della Salute. Prima di chiudere, non possiamo non ricordare questa data del 6 aprile, che avete, diciamo, ricordato in questo modo, virtuale. Diciamo che per noi questo tempo dell'incertezza, della, difficoltà, di una emergenza si è affacciato con il Covid. Voi, siete già abituati ad un'emergenza, sebbene si trattasse di terremoto e qui di un'emergenza epidemiologica. Quindi diciamo siete temprati. Ecco, come avete ricordato, giusto una carrellata di iniziative per questo 6 aprile, per cui non si è potuto fare nulla di fisico, incontri in città, eventi, come invece per esempio sono stati fatti in occasione del decennale. È vero, è stato un 6 aprile particolare, siamo abituati alle processioni con la larga partecipazione del pubblico, invece quest'anno si è accesa una luce e l'invito era diciamo, una luce per l'Aquila, per tutta Italia, per commemorare le 306 vittime del tragico evento. Un terremoto, un evento che chiaramente tocca molto gli aquilani, ma non solo gli aquilani, sono anche gli abruzzesi e l'Italia intera. Quindi è una data importante, diciamo che questa è stata una luce della solidarietà.
ed è stato comunque molto toccante anche questo, anche se non c'è stata una presenza fisica, però l'Aquila ha voluto ricordare comunque con questa luce le sue vittime. Grazie Katia, ascolta, questa luce l'abbiamo idealmente vista anche noi, anche attraverso la vostra attività social, è stato veramente un messaggio di speranza per tutto il paese. Ce la faremo! Dobbiamo farcela e dobbiamo farcela per tutti, per gli operatori sanitari che stanno lavorando. L'Abruzzo, diciamo che è ancora una situazione, possiamo dire, sotto controllo, si vede una luce in fondo a quel tunnel e anche se è presto ancora per parlare. Dobbiamo, restare a casa, noi lo stiamo facendo, cercando di dare il buon esempio a tutti. Per tornare poi a quello che è diciamo, l'argomento principe di questa intervista, è chiaro che lavorare da casa non è facile, non è facile restare in casa e quindi evitare di uscire, però dobbiamo impegnarci in questa direzione e rispettare le regole perché è fondamentale. Resta inteso comunque che per alcuni servizi, per quanto riguarda lo smart working, Claudia, per alcuni servizi indifferibili può essere consentita la presenza del personale in ufficio e chiaramente sempre nel rispetto poi delle norme che vengono emanate dal Servizio Tutela della Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Quindi ci sono alcuni permessi consentiti, ma chi può resti a casa, è fondamentale per uscire. Grazie, che ti ascolta. Complimenti ancora all'Abruzzo per questo sforzo che state facendo per i dipendenti, per lo smart working. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. Buona giornata a te.